Tu mi hai invitato, io sono e non potevo mancare. Le iniziative intelligenti e rare di questi tempi sono veramente qualcosa da acchiappare a volo. Sì, mi è sembrata un'ottima cosa, io ho aderito subito. Parlare della libertà di informazione e di voto era un'occasione ghiotta e interessante. È stata organizzata... meglio, perché siamo a tiro di telecamera, vai, scusami. Ecco qua, ripartiamo. Dicevamo, oggi è un giorno bello, interessante, si parla di legalità e tu su questo tema ti sei sempre battuto. Hai un po' costruito la tua vita di giornalista. Sì, non sono mai stato un professionista della legalità, diciamo, però essendo un giornalista meridionale inevitabilmente ho raccontato quello che accadeva. Quindi mi sembra ottimo che si parli di libertà di informazione, di libertà di voto. È giusto dire che questa manifestazione è stata organizzata prima dell'ascesa in campo di De Magistris, però questo secondo me arricchisce il dibattito. Senti, De Magistris oggi è il magistrato più autorevole, quello che gode di maggior stima in un mondo dove non solo l'informazione ma anche i magistrati cominciano a perdere colpo. È sintomatico che Nicola Mancino, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, abbia aperto quasi un fatto personale nei confronti dei magistrati. Cioè, mentre i magistrati vengono invitati al silenzio, chi poi dovrebbe coordinarli parla senza ragione in apparenza, ma lo fa di più. Sì, lui dice che è una posizione che ha sempre avuto, ma Mancino lascia il tempo che trova. Basti pensare che non abbiamo capito se ha ricevuto Borsellino poco prima che morisse, già tutto questo può bastare. Mi sembra ancora più grave che lo dica Violante, che ha fatto della magistratura politicizzata un suo vecchio cavallo di battaglia e che oggi troviamo moralizzatore nei confronti di De Magistris. Questa cosa non mi convince e devo dire mi rende quindi simpatico De Magistris, o quantomeno mi va di capire com'è la questione. Io gli farò una domanda che anticipo al giornalista e nello stesso tempo anche all'amico pari delle forace. È candidato per le europee, troverà meno astio sia a sinistra che a destra, ma se si fosse candidato per il Parlamento avrebbe trovato nei compagni di strada, perlomeno nei presunti alleati di Di Pietro, anche una parte considerevole in quella Francia di personaggi che lui ha messo sotto torchio. Sì, siccome non ha risparmiato nessuno, non gliene mancano. Devo dire che anche da parlamentare europeo, sia in Calabria che in Basilicata, trova alleati che lui ha inquisito. Quindi questa è una sua contraddizione, ma adesso ha un altro ruolo, non ci sono più questioni tribunali. È un problema suo dialogare con questa gente e vedere che tipo di rapporti ci avrà. Sta a lui, tutto sta a lui. Anche per Di Pietro un po', no? Di Pietro è un leader, si difende meglio. Allora io per la prima volta spoglio i miei ruoli di cronista e dico che voterò per De Magistris. Io questo non lo posso dire, non perché mi voglio nascondere, ma perché ho molte incertezze a chi dare un voto, però seguirò con attenzione e trasparenza la sua campagna elettorale. Con tanti magistrati che la mafia e la politica ci ha tolto di mano, la soddisfazione di aver potuto votare per Borsellino, per Falcone, per Livatino, per Costi e altri grandi magistrati, questa volta visto... è in carne e ossa. Visto che piglio un argomento che è quello del mio libro, toccherò il suo sangue, mi piace dire che Borsellino, quando lo votarono dopo la strage di Capaci, si arrabbiò molto con i suoi vecchi camerati del Movimento Sociale Italiano perché dice: non vi ho dato ordine di votarmi. Tu presenti, in fondo oggi sei il personaggio di questa serata. No, il personaggio è De Magistris. Lo sei per ciò che concerne la nostra calabresità, la nostra provincia e dove tu hai lasciato, non soltanto la nostra provincia, hai lasciato la tua griff come giornalista, come opinionista e come uomo che ha un pensiero che va al di là della stessa professione. Tu sei una persona grandemente umana, spesse volte equivocato proprio per questo.
Ti ringrazio, mi imbarazzi, perché sentirsi complimenti veri e detti con cuore è sempre una cosa che imbarazzo. La cosa a cui tengo più è questa, sono libero, questo lo dico con chiarezza. Ti ringrazio di avermelo certificato. Era certificato un altro uomo libero. Senza dubbio. Non a caso pure io sono stato per lunghi anni un abusivo. Di cosa parla il tuo libro? Appunto, come dicevo prima, è la storia di tutti i magistrati uccisi in Italia, che sono ben 26, uno è scomparso e non è neanche dichiarato morto dalla sua stessa associazione, quindi ho voluto ricostruire un quarto di secolo italiano che è caratterizzato da una costante che nessun Stato al mondo delle democrazie occidentali ha, perché l'Italia ha avuto molte emergenze, il terrorismo, la mafia e altre questioni. Da cronista mi è piaciuto raccontarlo. I magistrati in prima linea lo sono stati sempre, anche dalla Chiesa, alla fine è stato vittima più di un Però c'erano pure politico. I magistrati corrotti, che hanno fatto morire i magistrati che erano coerenti alla Guardiamo loro missione. Guardiamo ad esempio la questione di Catanzaro, no? Catanzaro addirittura cerca di nascondere l'inchiesta, di sottrargliela l'inchiesta Why Not, perché in molti erano coinvolti. Avevano i loro interessi. No, là sono successe cose gravi, molto complicate da un punto di vista tecnico. Mi fa pensare però che il Tribunale del Riesame, che dà ragione ai magistrati di Salerno, è una notizia che dà solo travaglio ad anno zero e qualche blocco. Insomma, queste cose mi fanno riflettere. Qualcuno dovrà raccontare questa storia un giorno. De Magistris forse era in un ambiente particolare per non essere stato eliminato, però forse si ci è avvicinato. Oggi non si spara più, non si usano le bombe. Oggi il sistema, a chi è irregolare nel suo non rispetto delle regole, perché poi di questo si tratta, grosso modo, da parte di tutti, all'elemento più debole e isolato trova il modo. Vale anche per i giornalisti, vale per i magistrati, vale per certi politici, vale per dei semplici cittadini. Ecco, la Corte d'Appello, se non sbaglio la Corte d'Appello ha riconosciuto ancora una volta i buoni diritti di Santoro nell'essere rimborsato dalla RAI, pare che debba percepire oltre una milionata, ma questi soldi dovrebbe pagarli Berlusconi visto che ne aveva chiesto la testa. Purtroppo queste sono cose che non si possono cambiare, succede per tante altre amministrazioni. C'è un privato cittadino, anche se Presidente del Consiglio, chiede la testa di un giornalista come quello di un magistrato, finalmente ogni tanto la magistratura riconosce le buone ragioni della stampa e lo riabilita e ne chiede anche risarcimento. Ma visto che è stata un'azione voluta dal cittadino Silvio Berlusconi... Sì, ma non possiamo cambiare leggi, non credo che Berlusconi possa pagare di tasca propria. Là la cosa grave fu aver emarginato persone come Santoro, ma anche come Biagi e anche il comico che non, per il famoso editto non trovarono cittadinanza. Però anche il centrosinistra ha fatto le sue cose. Perché Gomorra non ha avuto i giusti riconoscimenti in campo internazionale, quasi imposto, eppure un libro così crudo, spietato, tu che ne hai scritto uno che parla di fatti di sangue, che parla di fatti non solo della criminalità organizzata, ma anche di aspetti occulti, no? Credo che ci siano due aspetti. Gli americani amano molto il racconto, si aspettavano Il Padrino e Gomorra è un'altra cosa, è molto più sperimentale. E poi nel meccanismo, è un fatto vero. Poi nel meccanismo degli Oscar contano molto le promozioni dei film, c'è tutto un meccanismo per avvicinare. Ti chiederò più tardi di questa serata. Va bene, siamo rimasti compari delle Poracce.